Ah, proprio lo zio lo doveva trovare. Un certo Bellino, dicimmo, di Avetrana. Non volevo, purtroppo. Arbre di olivo con la scopatrice. Ho detto ai carabinieri non dire niente a nessuno, però. E sotto era tutto bugiacchiato, in realtà. Un caso proprio, se è stato lo stesso. Se l'abbiamo trovato proprio, io non volevo che lo trovassi. Magari la gente dice, mi sono dimenticato un cacciavite. Una cosa della bugiacchiatura, eh. E mi è venuta una cosa al cuore. Cosa di Latina, di quelle tante. Certamente l'ho preso in mano. Ho telefonato a mia figlia. Il cuore me lo diceva. Certamente. Allora c'era un lucchettino piccolo. Arbre dell'olivo con la scopa. Una cosa di Latina, di quelle di bevande. Cacciavite. Sotto era tutto bugiacchiato, cioè la bugiacchiatura. Era completamente da fuori. Per la verità. E il mascherino di sopra. Malissimo. Il colpevole sono io. Te l'ho sempre detto. Però non mi crede mai nessuno. Perché ogni volta che parlo. Certamente. Io parlo il dialetto. Quando le traduco, le parole cambiano. Con la scopatrice cambiano. Io non volevo uscire nemmeno dal carcere. Era roba del genere. Per quello che ho fatto. Ho detto quello che dovevo dire. Certamente. Dovevo essere tanto contento, invece sono triste. Certamente. Malissimo. È giusto. Perché io la notte sempre piango a pensare a quello che ho fatto. Che me l'ha detta. Perché come ho detto io sempre, io non mi sento più di essere. Il cuore me lo diceva. Se avessi uscito, la malissimo. Prima cosa che le avrei detto era stato più. Certamente. Non cacciavite. Ma il corpo mio è distrutto tutto il mondo. Con la scopatrice. E se adesso malissimo. Non c'è cosa, mi buttano le pietre. Malissimo. Mi buttano tante varie. Malissimo. Taniche. Cosa di Latina, di quelle di bevanda. Tu sei una cretina. Prima cosa. Ho detto quello che dovevo dire. Ma perché non dici la verità? Tu sei una cretina. Prima cosa. Certamente. Ho detto quello che dovevo dire. Ma perché non dici la verità? Allora, ho preso la. Ho aperto il portone in metà. Con la scopatrice? No, il garage l'ho chiuso. Il cuore me lo diceva. Ho tolto tutto quello che c'era nel cofano. Un cacciavite. Ho preso la macchina, sono andato indietro. Della bugiacchiatura, eh? E in quel momento è venuto. Un certo Bellino, dicimmo, di Avetrana. Certamente. Però sono rimasto male quando ha detto. Tu sei una cretina. Malissimo. Ha detto, noi dobbiamo vedere. Cosa di Latina, di quelle di bevanda. Del vigliacco di mio padre. Con la scopatrice. Ingiustamente. E che dicessi. Proprio lo zio lo doveva trovare. Non si trovava, no? Certamente. Mi sono alzato in piedi. L'ho messa di nuovo in macchina. Abbiamo parcheggiato giusto dove stava. Cacciavite. Certamente. Sono andato al microfono e ho portato con me il memoriale. Con la scopatrice. Ad un cacciavite. Bugiacchiatura, Ho aspettato tanto tempo che me lo sequestrassi. Malissimo. Però non è successo niente. Quando stavo. E quindi ho ucciso mio padre. Mi sono ricordato che l'avevo lavorato. Ce l'avevo. Fuori non leggevo. Cacciavite l'olivo con la scopatrice. Cacciavite. Malissimo. Poi ho fatto anche no. Allora mi è venuto subito. Dovevo spiegare. Certamente. Io ho parlato. Perché ho aspettato tanto tempo di parlare. O non mi vogliono credere. Certamente. Perché io sto dicendo la verità. Cosa di Latina, di quell'olivo con la scopatrice. Giustamente. E che dicessi? Cacciavite. Malissimo. Io sono stato. Certamente. Acco di mio padre. La macchina che ha fatto. Giustamente. E che dicessi? È stato proprio un caso. Proprio dell'olivo con la scopatrice. L'abbiamo trovato proprio. Io non volevo che lo trovassi. Magari la gente dice. Certamente. Proprio lo zio lo doveva trovare. Il cuore me lo diceva. Un cacciavite. Malissimo.